Chiediamo dignità ai lavoratori fino ad oggi impiegati nelle corsie dei nostri ospedali a combattere l'emergenza coronavirus. L'assessore Verici aveva aperto una porta già a partire da 2 anni fa e negli ultimi mesi avevamo avuto delle accelerazioni. Ad oggi però nessuna risposta. A parlare Luigi Iasci, responsabile regionale dell'Unione Sindacale di Base. La dignità che attendono gli operatori sociosanitari e i dipendenti in appalto delle pulizie, delle cucine e del trasporto vitto presso la ASL Lanciano, Vasto, Chieti è che si proceda all'assunzione di questi lavoratori precari. Il sit-in di questa mattina a Pescara, sotto gli uffici dell'assessorato regionale la sanità, è un grido d'allarme che riguarda tanti lavoratori. Ci sono, solo nella ASL Lanciano Chieti Vasto, oltre 150 lavoratori impiegati nelle ditte esterne che lavorano, ricordo, da anni all'interno della ASL, perché è da anni che la ASL non ha mai fatto partire una procedura pubblica, un concorso pubblico che andasse a coprire queste figure. Noi crediamo che l'esperienza accumulata negli anni e il loro sacrificio oggi debbano essere riconosciuti. Iasci infine ha ricordato l'importantissima sentenza del Tribunale di Chieti del 12 gennaio scorso, che ha riconosciuto che il part-time e l'utilizzo dell'orario flessibile fatto dalle ditte esterne era illegittimo. Quindi ci rendiamo conto che all'interno del mondo degli appalti, nelle nostre AS, ci sono tante zone d'ombra che vanno invece messe sotto i riflettori. Noi col nostro sindacato proviamo a dare dignità a questi lavoratori e continueremo a farlo in tutte le sedi opportune, continuando a manifestare la loro legittima rabbia.